Ehi, hey, tu che stai guardando questo video, ancora prima di iniziarlo ti voglio ricordare di mettere il codice LOLLOCHEF nello shop, funziona in tutti gli altri giochi Supercell e sul Supercell Store e aumenta la tua possibilità di cucinare del 100%. Let's go! Ragazzuoli, eccoci qui, tornati su Brawl Stars, in quella che potrebbe essere la giornata più triste per chi ha letto il titolo del video, per chi ha letto il titolo della live, che vi ricordo che faccio assieme ai ragazzi di Twitch che stanno spammando addio LOLO lacustre all'1:30 di pomeriggio e alle 8:30 di sera ogni giorno, tranne il sabato. Oggi sono arrivato soltanto la sera perché sto lavorando al mio nuovo studio. Preparatevi perché arriveranno delle novità incredibili, ma vi devo spiegare una cosa molto importante, ragazzi. Ultimamente mi state chiedendo tantissimo, visto che ci stiamo avvicinando alla Top 200 Italia, che fine farà questo account una volta che io raggiungerò la Top 200 Italia, che fine farà in generale quando magari arriveremo alle 80.000 coppe. E la risposta è che probabilmente potrei anche smettere di giocarci, ragazzi. Potrei smettere di giocare su LoL lacustre. Perché? Perché ora voi direte, ma pusharli tutti al 35? Portare i brawler al grado 30 di per sé è già un'impresa molto difficile. Poi è un'impresa che non ti consente sempre di divertirti, perché devi essere dentro allo schermo, magari non posso interagire con voi. Quindi ho pensato, cavolo, raggiungo la Top 200 Italia, che è l'unico obiettivo che mi sono prefissato da quando sono tornato su Brawl Stars. Alla fine la cosa migliore da fare qual è? Lasciarlo lì. Magari giocare quando esce un nuovo brawler, magari, non lo so, fare un grado 35 particolare ogni tanto in qualche evento, fare master nelle classificate per tenere il profilo. Però ovviamente questo non implica che io abbandoni Brawl Stars. Voi lo sapete, ho un secondo account che si chiama LoloChef, o LLChef, come lo preferite, mi raccomando, LL nel nome. E porterò avanti quello. Mi piacerebbe fare delle sfide come faccio un grado 30 con i random, un grado 30 livello 1, un grado 35 livello 1, un grado 30 senza mai tornare in lobby. Cose di questo tipo che rendono anche il gioco bello e stimolante per me. Perché ultimamente, vi dirò la verità, è stressante star dietro a farmare così tante coppe. È bello e non vedo l'ora di arrivare in Top Italia, non vedo l'ora di rendervi tutti fieri. Ma è giusto anche prendere delle decisioni per il futuro e questa sarà la mia decisione. Quando arriveremo magari in Top 100 Italia, quindi un po' più in alto, probabilmente allenterò un sacco con Brawl Stars in modo da rimanere in Top 200, ma non arrivare mai in Top 1 e comunque divertirmi, a costo di vincere su quella che è un attimo la mia salute mentale, insomma. E tra l'altro vi voglio far vedere una cosa che sono riuscito a fare, visto che si parla del mio secondo account. Siamo su questo account, ragazzi, che ha 3300 coppe, ma vedete che qua mi è arrivato un messaggino? Sono riuscito a fare una cosa che non dovrebbe essere possibile. Non chiedetemi come ho fatto perché non lo so nemmeno io. Guardate cosa succede se schiaccio ritira. Sono riuscito a prendere due icone giocatore del content creator, ragazzi. Non vi spiegherò come ho fatto, perché non lo so, magari qualcuno lo riesce a fare anche se non è un content creator. E quindi lo posso flexare anche sul mio secondo account. La posso mettere come icona profilo. Immagina giocare con 3000 coppe, mai questa icona. È crazy. Immagina avere l'icona del creator con un account nuovo, ragazzi. Non so come fa, ve lo giuro. Sono stato un grande, sono stato un attimo lì a smanettare sul portale di Supercell. Non fatelo a casa, mi raccomando, Supercell. Se state guardando questo video, vi prego, non licenziatemi. Vi spiego come ho fatto, così lo potete sistemare, va bene? Grazie. Let's go. Allora, siamo su questo account per un motivo ben specifico. Oggi vorrei iniziare una delle prime sfide, ovvero quella di fare un grado 30 completamente con i random. E questo può significare un sacco di cose, ragazzi. Questo può significare anche farlo in showdown, può significare farlo nelle 3v3. E soprattutto abbiamo un sacco di missioni da fare, perché su sto account ho anche lo stimolo di poter trovare nuovi brawler. Cioè, mi mancano letteralmente tutti i brawler, li devo potenziare. E tra l'altro, per chi fosse nuovo, questo è un account free to play, quindi è un account che io porto avanti senza soldi. Non ci investirò un euro, non ce ne investirò due, non ce ne investirò tre, perché è free to play. Poi magari farò un terzo account che sarà un pay to win, quindi shoppiamo e basta. Però per il momento voglio portare avanti questo account qui. E questo è il motivo per cui c'è il titolo Addio Lollo Lacustre, insomma. Ehi! Ti ho visto che non ti sei iscritto al canale e soprattutto, mannaggia te, bevi i tuoi 2 litri d'acqua al giorno, che ti fanno bene per la tua salute, mi raccomando. E non mi pagano per dirvelo, non ho l'etichetta. Ragazzi, siamo pronti. E il primo, soglia 22, 599 coppe. Andiamo a flexare l'icona del creator, direi. Andiamo in sopravvivenza. La valle dell'elica. Non mi sembra una mappa del primo, ma noi non abbiamo paura, ragazzi. Let's go! Non so da quant'è che non gioco showdown, ma stiamo volando, ragazzi. Vedo degli avversari molto esotici contro di me. Ci sono un sacco di Frank che adesso è stra OP, quindi dobbiamo stare attenti. Sammy, vieni qui. Vieni qui, vieni qui. Questo è un lompo, vieni qua. Niente, sono io un lompo, è riuscito a scappare, ma io andrò a rubargli queste casse qua. Allora, obiettivo, vabbè, sicuramente grado 25. Se riusciamo a portarlo anche al 30 top. Mi hanno detto che in teoria è più facile, se hai un po' meno coppe, arrivare ad un grado 30. Soprattutto fatto in modalità tipo showdown o che sia. Questi stanno timmando, ragazzi. Immagina timmare a 600 coppe. Imbarazzante, vieni qui. Frank, no. Non sai che è contro chi stai avendo a che fare, Frank. Ed infatti il bro è andato giù con tutta la tranquillità del mo... Ehi!
GX Davide, io ti auguro il peggio. Guarda che quello stava camperando nel cespuglio. Stava, cioè, guarda che cosa. Godo. Grado 22, ragazzi. Si gode. Star Drop. Qua possiamo trovare anche i brawler. Finalmente. Finalmente possiamo trovare cose serie. Sono gasato per questa cosa, ragazzi. Sono molto gasato. Vai. Abbiamo lo Star Drop, che ovviamente è raro. Cos'altro poteva dare? Lo farò solo in random. No, questo account non lo farò solo random. Ma adesso lo iniziamo come solo random. Ho visto che siamo contro ad un kit. Questo kit non tornerà a casa, ve lo dico già. Che strano giocare in sopravvivenza, ve lo giuro. Proprio una cosa che non facevo da un sacco. L'ultima volta che ho giocato in sopravvivenza era su Minecraft, per dirvi. Guarda qui, subito contro kit. Guarda come scappa. Guardalo lì il codardo. Vieni qua. Ti piacerebbe, bro, eh? Passerò l'intero game così, ragazzi, io ve lo dico. Ditemi voi quando fermarmi, però non penso lo farò. No, no, quello mi fa paura. Non voglio timmare, bro. Allora, lì c'è la Shelly che mi fa molta paura. E il primo non l'aveva vista. Il primo è jumpato. Cos'è sto spray qua? Ma? Boh, ma cose mai viste. Ho paura, no, no, lasciami stare, Der King. Andiamo dal Mortis. Oh, questo c'ha il gadget. Il bro non ha capito con chi sta avendo a che fare. LL Chef. Scontro finale, non mi ha visto. Giuro che non mi ha visto. Giuro che non mi ha visto. Giuro. Oh, cacchio, mi ha visto. L'unica qua è provare a doggiare un po'. Non salta! Non salta, non salta. Va bene, ragazzi. Top 2. Si porta a casa questa top 2, ragazzi. Star droppino. Ti prego, mitico. Sì, mitico, volevo dire epico, va bene lo stesso. Ho 50 buoni. Finalmente i punti energia mi servono a qualcosa, che sull'altro account è crazy, ragazzi. Ma è vero, domani tolgono le mega casse. Su sto account ne ho aperta una di cassa e ho trovato niente di niente. Godo. Frank è andato giù. Là c'è Dynamike. Volete vedere cosa può fare un giocatore che sa muoversi contro un Dynamike? Ok, questo sa fare doppi salti, però. Guarda come scappa. Codardo con la Star Power. No, ehi! Ok, è stata tosta, non mi aspettavo un Dynamite così buono, ma è stata anche gratificante. Allora, andiamo al centro esatto, scontro finale, vai, contro Edgar. Oh Cristo, Edgar con 11.000 di vita mi fa molta paura. Se non fossi l'Olo Racustra, ovviamente, mi avrebbe fatto paura. Buona, abbiamo fatto un sacco di quest, qua abbiamo da ritirare ricompense esoticissime, ragazzi. Monete, 100 crediti per sbloccare Tara, non so perché sto sbloccando Tara, si può cambiare sta cosa. Come si cambia, ragazzi? Lo sblocco del brawler. Ah, qua, no, non prova, qua. Maxine, molto meglio Maxine di Tara. Crazy, dopo ci sarà 8 bit, Carlo Stecca, mi sa che prenderò Stecca. Poi c'è il leggendario, un Edgar. Oh, hell no. Nah. Vai Edgar, vieni qui. No, è riuscito a saltare. Ah! Quanto sto godendo. La maledizione, ragazzi. La maledizione degli Edgar. Eh già, ragazzi. Instant karma compilation. Gabriele, vieni qui. No, Gabriele sa tenere la distanza. Attenzione a Gabriele. Ma Gabriele sa... Cioè, Gabriele sa giocare? È strano vedere uno che sa giocare al giorno d'oggi. Poi con il cacchio di orso. Oh! No. Sta arrivando qualcuno. Non è sceso? C'era qualcuno là? Non è sceso? Ok. Calma. Calma, sangue freddo. Wait, Mortis. Get away, bro. Get away from me. Com'è che i morti sono diventati così forti? Sarà che sono sottolivellato rispetto a tutti questi che hanno i brawler livello 11, ma... sto Dynamike! Hai fatto un grave errore, Dynamike. Però ti sei recuperato abbastanza in fretta. Devo stare attento al Mortis, là. Mortis a sti livelli deve essere divertente, sincero. A parte che quel Mortis sta lasciando stare quel Dynamike, che non mi piace sta cosa. No! Dai! No, è finita. Oh, guarda il Mortis. Oh no, è finita. Dai, vieni qua. Non ho paura di Tex. Dai, non mi ha mai preso con quell'attacco. Ma la palla non era neanche al mio corpo. Godo. Solo io sono rimasto a Lego Fortnite. C'è qualcuno che ancora gioca a Lego Fortnite nel 2024, bro. Quello non si sposterà. Ma? Che cacchio sta facendo? Bro. Non ho capito cosa... Vabbè, partite ambigue. Dai, Bea. Con la Star Power. Ma cos'è che c'hanno tutti la Star Power? Cioè, sono io forte che sono arrivato in alto senza o è necessaria al giorno d'oggi? Il CEO del dodging, ragazzi. Starò in mezzo ad allenare le mie abilità nel doggiare i colpi.
Guarda questo. Cosa pensava di fare il bro? Guarda che quella bea non sa che io sono qui. Nah, è riuscita. No, sta roba è crazy. Quanto danno fa? 3800. È finita. Kit. No. Piedia sul pavimento. La spacco. La spacco sta cacchio di... Top 4. Let's go, ski. Kit. Cioè, c'erano 7 persone. Io ero già puntato da 2 brawler. Da 2 brawler. Da una bea che mi stava per one shottare. Com'è che si chiama quel Frank? Da un buzz che mi stava per chiudere. E il kit non salta sulla bea se la fa fuori, non fa. Salta su di me, ragazzi. Salta su nel primo indifeso. Edgar, vieni qui. Questo si chiama Iso. Iso, tu pagherai per quello che ha fatto il tuo amico prima. Qualcuno è stato messo nel calderone, bro. Nel calderone. E non ne uscirai presto, my man. Oh, un LL! Un LL, ragazzi, non ci credo. È stata cucinata LL Angie. Baitiamo Timal. Vai Timal, vieni qua. Ok, ci sei Timal, te lo giuro. Un Edgar, jumpami. Dai, vieni qui. Non ci credo che è riuscito a scappare. Poi cos'è Cod Slorian? Codice Lollo Chef nello shop, bro. Guardalo. Ok, è il primo solo, ragazzi. 13 power up. No paura. Andiamo contro chiunque. Secondo me qua c'è qualcuno. Vabbè, GG. Facile. Wait, vieni qui, Daryl. Dove? No, fermo. No, Mustafa. Perché Mustafa non era necessario, bro? Vai. Ultimo game per il grado 23. Comunque è assurdo. Me la dicevano questa cosa che ai livelli bassi in sopravvivenza ci sono solo Kit ed Edgar. I Kit probabilmente li becchi un po' più in alto, ma qua c'è soltanto Edgar. È una roba incredibile. Vai. Ora siamo al livello di un brawler livello 11. Quindi siamo alla pari con gli altri. Lì c'è... Ehi, guarda quello. Ma come si chiama questo, bro? Bro, imbarazzante. Dai, lì. Guarda lì, due Edgar che timano. Quanto sto godendo, ragazzi. Non avete idea. Io farò il tossico in una maniera incredibile su Stock. No, scherzo, però... Contro due Edgar che team ci sta. Dov'è quella? Dov'è Ems? Ho sentito una Ems da qualche parte. Oh, guardala lì. Questa è una ragazza che sta portando. Infatti si chiama Selina. No, ho fatto l'errore. Vieni qui. Prima o poi chiuderò la distanza. Ve l'avevo detto che era l'ultimo game, ragazzi. Star drop. Let's go. Dai, raro, ma che cacchio. Perché sull'altro account li trovo tutti epici, in questo che non ho niente, letteralmente. Oh, 3400, 200 monete. Posso potenziare sto al primo? No, ma quanto cacchio di quante risorse servono? Ok, qua abbiamo cose da riscattare, però. 1000 di questi mi saranno un botto comodi. Super raro monete. Mi fratello. I crediti per Maxine. Che brutto non poter shoppare il pass. Vabbè, 666 crediti è un po'... è un po' wonky come cosa, ma va bene. Andiamo. Mi piacerebbe, guardali lì. Ok, così se ne va. Recuperiamo un po' di vita. Ah, 54 di vita, let's go, ski. Er campion. Tappo il bottiglione. Anche per quello lì che hanno tolto. Qua stanno facendo cose strane. Questi stanno timmando, non lo so. Facciamo finta di essere FK. Dai, ma che cosa sta facendo Yasuo? Dai. This is crazy, man. Ma poi stanno timmando, mi sa, là sotto. Questa vorrebbe usare l'attacco su di me. Lo puoi fare, King. Cosa? Non ci credo. Sta andando di qua, sicuro? Ti snipero? Pensavi, eh? Pensavi di poter fregare me. Guardali, questi... Questi... Ragazzi, vincere con il primo in una mappa open però è veramente crazy, eh. Guarda quante coppe ho. Guarda quante coppe. C'è qualcosa di cursed su questo account qui. O volete cambiare modalità? Allora, proviamo ad andare in rapina in battigia ustionante. Vediamo cosa riusciamo a fare in rapina con il primo, ragazzi. Let's go. Vai, Tuzzi, vieni qui. Questo a quanto pare è anche un canale YouTube. Mi sa che toccherà andargli a dire che l'ho cucinato. No, dai, non sono riuscito a saltare. Ui, godo contro Dynamite, posso rimanere sotto cassa con 200 di vita. Chi sta per spawnare, però. Mi sa che abbiamo vinto, eh. Vabbè, a parte quel Barry che sta facendo cose. Lo lasceremo lì. Ok.
Una bella difesa. Abbiamo completamente fatto scomparire la mappa. E ci va bene così. GG, ragazzi. Buona. Più danni causati. Però a quanto pare il migliore era Guille, che è riuscito a fare più danni alla cassa. Vai, un game al grado 24, ragazzi. Si può fare. Lo facciamo il foot brawl. Niente. Ma sbaglio, tutti i brawler sono diventati più veloci. Ok, ottimo. Toccava carriare l'intera squadra perché i miei compagni sono scomparsi. Vabbè, questo ha messo il coso al contrario, ragazzi. Una roba inguardabile. Cosa hanno fatto questi due qui? Miglior giocatore, ragazzi. Ci siamo, eh. Ci siamo, eh. Devo recuperare vita. Difficile con Dynamite e Rico che ti pinciano. Dynamite è saltato via. Quel Dynamite però è crazy, il nostro. Ugo, hai Frank, bro. Dovresti carriarla. Ha 72 anni. Gale, ok. Sto Dynamite è pazzo, ha fatto gol da solo. Let's go. Molto utili i miei compagni, devo dire. Soprattutto sto Ugo, boh. No. Ok. Ora? No, dai, non dovevi. Ok. Se non mi aiutano i miei compagni lo farò solo. Vabbè, poi abbiamo un Edgar in squadra che sta spinnando. Vabbè, guarda come sono andati giù i miei compagni. Se non riescono a difendere neanche uno di quelli lì, mi potrei arrabbiare. Ok. Siamo riusciti a difendere, Crazy. Passa qua avanti, Ubus. Ubus. Ubus, cosa stai facendo? Perché? Perché? Vabbè, GG. I guess, bro. Volete vedere che l'ultimo game alle 745, comunque una delle scalate più veloci che abbia mai fatto, succederà qualcosa di strano? E non parlo di questo star drop epico che ha dentro. Buona. Posso potenziarlo? Non ancora. Ma quante monete ho? Ah, per 10 monete, ragazzi, non lo posso potenziare. Tra l'altro sta cosa mi triggera troppo che non posso. Cavacca. Tra l'altro gratis. No, non penso. Oh, cosa vedo qui? Male. Che scade dopo una settimana e mi era scaduto, mi sa. Che quanto vorrei avere Fang. Mamma mia, Fang a sti livelli deve essere proprio divertente. Ok, ottimo. Godo. No, dai, no, perché i miei compagni non collaborano? Vi prego, cos'è quella, cos'era quella ulti? Eccoci qua. Quel cacchio di... No, perché tiri la palla di lì? Non è una buona... C'è la porta aperta, zio Pera. Vabbè, quel Dynamite è un lompo. Niente, un parso. Questi mi sa che fanno gol. Già, il Brock è rimasto su da solo. Questo non si muove. Bro, hai l'overdrive. Non sprecarlo. Ti prego. No, l'overdrive anche lui. Calma, abbiamo difeso. Ho la ulti. No, non sono riuscito a recuperarmi la vita. Devo averne un po' di più. No, non ci credo. Vai, vi prego, fate gol, siete lì da soli. Se non ce la fanno impazzisco. Oh my god, bro. Grado 25, ragazzi. Secondo me ce la faccio a farlo con i random al grado 30 a livello 9. Potremmo tirare avanti con il livello 9. Casse. No, non ti azzardare. Guardalo, che fastidio! Sciacallatore seriale del cacchio! Guarda come scappa, godo. Dynamite, ti prego, cucinalo. Dai, jumpami. No, però è quello è scorretto, Abelmini, eh. Guarda come scappo. Il campione. Ma la sto aggiustando bene, nonostante sia una mappa molto open. Non è propriamente la mappa per il primo, ma va bene. Poi è pieno di Edgar, Kit, Mortis. È una roba incredibile. Questi è gente che ha 700 coppe e la maestria oro 3. Non dovevo saltare, dovevo tenermela, che tanto con Mortis è inutile, che può scappare. Vabbè, quello è un lompo. Voleva fare il fenomeno, è finito a fare il fenomeno da baraccone. Devo restare attento ad avere sempre i colpi carichi, però. È partito, questa la star power. Ha una marcia in più rispetto a me, io non ho la star power.
Contro chi sono? Oh no. Sto Edgar non sa giocare. Già. Già ragazzi. Buona. Ho pareggiato più o meno il primo account con questa. Dai, let's go. Avresti preso la star invece che il livello 10? Nah, io preferisco il livello 10. La star power del primo secondo me non è così relevant. A sti livelli non è così relevant. Conviene molto di più il danno che è praticamente adibito a ogni secondo della partita rispetto alla ulti che è quando lanci la ulti. Niente, pensavo di riuscirli a prendere, peccato. Quello addirittura l'overdrive, vabbè, sono stati cucinati dal mio bellissimo present Dynamite. Qua ho tirato anche un po' troppo dritto. No, quasi, qua mi stava passando la palla. Ma è spaventato. Il Dynamite non è male, mi sta piacendo sto Dynamite. Ma anche sto Frank non è malissimo, dai. Sta un po' giocando ad random su alcune cose, ma qua ci penso io. Yes, sir. Ma cioè, questa è gente che ha 800 coppe. Assurdo. Questa c'ha 11.000 coppe. Questa ne ha 8.000. Questa ne ha 7.000. Io ne ho 3.000. Bene, 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 bene. Direi che è stato un buon progresso. Abbiamo portato 800. Lo dobbiamo portare la prossima volta al grado 30. Però vi ho spiegato un po' il motivo di questo titolo. Una cosa che arriverà, quindi... quando succederà non siate tristi. Magari se lo abbandono un pochettino, vi ho spiegato. Ci saranno comunque dei contenuti assurdi e Brawl Stars non lo abbandoniamo. Lacustri, io vi ringrazio tantissimo della visione. Come al solito, se volete stare ancora in mia compagnia, io vi lascio qui due video. E noi ci vediamo al prossimo. E ricordati che ti osservo sempre.